Teramo sequestro delfico, il venerdì nero dei commercianti di Piazza Dante. Lavoro a Teramo, corteo sotto la pioggia per lo sciopero generale di CGIL e UIL. Turismo, quinta edizione di Abruzzo Tourism Forum per elaborare nuove strategie. A Teramo domani riapre la storica Chiesa del Carmine. Vi mostreremo nel telegiornale in anteprima le immagini. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione di J News. Oggi, nel giorno del Black Friday, i commercianti di Piazza Dante a Teramo hanno lamentato la loro situazione in seguito al sequestro del convitto del liceo classico Melchiorre Delfico. Dal giorno del sequestro, infatti, i commercianti della zona hanno avuto un calo di incassi del 30% e chiedono chiarezza sullo stato dello stabile e sull'eventuale dissequestro. Il servizio di Dorotea Mazzetta. Due mesi senza Delfico hanno messo in ginocchio il commercio della zona di Piazza Dante a Teramo. Stamattina commercianti, genitori e anche alcuni professori hanno parlato di venerdì nero per tutti loro, lanciando accuse e soprattutto un appello al presidente della provincia Camillo D'Angelo di fare chiarezza sul destino dell'edificio di Piazza Dante. Ci sono commercianti che hanno dovuto ridurre gli orari di lavoro, c'è chi non ha potuto programmare gli acquisti per il Natale, eventualmente fare scorte o meno di prodotti o meno. Volessimo dare una percentuale di calo delle vendite, dove vi attestate? 30%? 30%? Sì, quello che chiediamo è avere delle comunicazioni puntuali dalla provincia. Comunicazioni puntuali sullo stato dei lavori, sullo stato delle perizie. Al momento il dissequestro sembra lontano alla luce delle ultime notizie. Ci sono state informazioni contrastanti, leggendo sui quotidiani, da una parte si leggeva che la perizia era buona, da una parte si leggeva che la perizia non era buona. Vorremmo avere, insomma, tutta la chiarezza possibile per poter programmare le nostre attività. Quali sono le riflessioni di una docente del liceo classico sulla situazione? La riflessione riguarda la condizione psicologica nella quale la decisione di chiudere la scuola e di non riaprirla ha posto noi docenti e tutti gli studenti, e poi la consapevolezza che la chiusura della scuola avrà una ricaduta in termini di danno inquantificabile per la città. Lei cosa spera alla luce anche delle perizie che non sembrano proprio essere positive? Che sembrano contraddittorie però. Una notizia di cronaca: questa mattina i vigili del fuoco di Nereto sono intervenuti sulla SP17 nel tratto tra Floriano di Campli e l'incrocio con la provinciale SP8 del Salinello per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un Fiat Ducato. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Campli, il mezzo, utilizzato per il recupero di rottami metallici, è uscito di strada in prossimità di una curva e si è ribaltato nella scarpata sottostante. A bordo c'erano il conducente del furgone e la moglie. Sono stati entrambi soccorsi dai sanitari del 118 che li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero per le cure del caso. Come vedete anche dalle foto, sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il mezzo incidentato e il traffico veicolare ha subito ritardi in conseguenza delle operazioni di soccorso. Cambiamo argomento. Oggi ultima variazione di bilancio prima della fine dell'anno, approvata con i soli voti della maggioranza dal Consiglio Comunale di Teramo. Il servizio. Con i soli voti della maggioranza, il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato l'ultima variazione di bilancio proposta prima della fine dell'anno. Tra l'altro sono stati destinati 180.000 euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio dell'ente e 150.000 euro per il patrimonio dell'edilizia pubblica.
Dopodiché ci sono anche altri piccoli importi destinati ai parchi giochi, alla videosorveglianza, all'illuminazione, la presa d'atto di due debiti fuori bilancio che sono dovuti a delle maggiori spese che quelle opere hanno, quindi maggior costi che quelle opere hanno dovuto sostenere, ma per le quali comunque ci sono interlocuzioni con gli enti sovracomunali preposti. Quindi diciamo che è una piccola variazione di bilancio che lima proprio quelle alcune mancanze che erano necessarie apportare per chiudere con il 2024 tutti quelli che sono stati gli interventi che questa amministrazione ha portato. Faccio un esempio molto semplice: in questa variazione per esempio abbiamo messo per la manutenzione straordinaria delle strade 57.000 euro, a fronte però da inizio anno di un costo per la manutenzione delle strade, quindi per il rifacimento delle strade, di oltre 1 milione di euro. Questo è un piccolo esempio giusto per far capire il concetto di limiatura che abbiamo voluto dare con quest'ultima variazione. A proposito di bilanci comunali, approvato in tempi record quello di previsione del comune di Città Sant'Angelo, soddisfatto il sindaco Perazzetti, che ambisce a ridurre le tasse sin dal prossimo anno. Ferruccio, benvenuti. Tempi da record per l'approvazione a maggioranza compatta del bilancio di previsione 2025 nel comune di Città Sant'Angelo. Una lungimiranza dell'assessore, una lungimiranza di tutti gli assessori, di tutti i consiglieri e dei dirigenti che hanno permesso in questi anni di rafforzare un bilancio comunale che era veramente in sofferenza precedentemente. Tasse sociale, opere pubbliche, scelte strategiche. Le tasse sono aumentate al di sotto di quelle che è l'aumento Istat. Non abbiamo dato nessun aumento particolare. Dall'altra parte abbiamo sostenuto le spese per il sociale, è aumentata ad esempio la spesa per la mensa scolastica di 120.000 euro. Diamo ulteriori servizi, li riusciamo ad assorbire con il bilancio, ma soprattutto riusciamo anche ad assorbire quelle spese non contemplate come l'aumento contrattuale degli operatori del settore sociale, che il governo e soprattutto le stesse organizzazioni ci hanno riversato su tutti quanti i nostri comuni italiani. Tutto questo significa un bilancio solido. Perazzetti rivendica anche come le azioni di efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle scuole abbiano dato vita ad un impulso positivo nelle economie dell'ente. Approccio valido anche in prospettiva. Gli obiettivi sono quelli di riuscire a continuare il recupero crediti per quanto concerne le società che purtroppo negli anni precedenti non versavano le tasse a discapito di quei cittadini che invece la pagano in maniera regolare, andare a combattere gli abbandoni dei rifiuti sul nostro territorio. Ecco perché abbiamo implementato il capitolo di entrata della Polizia Municipale e dall'altra parte soprattutto riuscire ad abbassare per il prossimo anno finalmente la Tari per tutti quanti i nostri concittadini, soprattutto perché un buon recupero, un aumento delle stesse utenze avranno sicuramente un gettito minore. Questi sono i nostri obiettivi, perché tanti altri abbiamo raggiunti. Un record, quello del 27 novembre, riuscire ad approvare il bilancio, così come quello di non andare più in anticipazione di tesoreria ormai da 3 anni. Oggi in Italia, in tutta Italia, sciopero generale indetto da CGIL UIL. Anche a Teramo c'è stato un corteo di protesta contro la manovra del governo. Vediamo. Neanche la pioggia ha fermato a Teramo lo sciopero generale, dai trasporti alla scuola, contro la manovra di governo. In città la CGIL e la UIL hanno manifestato con un corteo partito da Piazza Dante e arrivato in Largo San Matteo. Manifestiamo, scioperiamo, oggi le lavoratrici e i lavoratori si fermano, rinunciano ad una giornata di salario per dire no ad una manovra di bilancio che non dà le risposte di cui ha bisogno il Paese. I soldi possono essere trovati tassando gli extraprofitti di banche e società di energia per destinarli agli aumenti delle pensioni, per destinarli ai rinnovi dei contratti, alla sanità e al sociale. Ricordiamo che questa manovra di bilancio prevede un aumento di bilancio per le pensioni minime di 3 euro. Ricordiamo che prevede di destinare 65 milioni di euro alla scuola privata a scapito della scuola pubblica. Non c'è una vera politica industriale che ci permetta una transizione tecnologica e green che garantisca posti di lavoro e ci dia garanzia occupazionale. Per questo oggi siamo in sciopero. La precettazione del ministro Salvini, come l'avete accolta?
Una farsa come una bugia come tante che hanno detto in queste settimane. Cercano di bloccare il mondo del lavoro con una prova muscolare. La risposta è questa: lavoratrici e lavoratori che non si lasciano intimidire da un ministro e che comunque scendono in piazza e si fermano. La risposta del TAR non riguardava il quesito di CGIL UIL, eppure il ministro Salvini l'ha sbandierata come tale. Quindi oggi siamo qui a scioperare. Quinta edizione di Abruzzo Tourism Forum, iniziativa che punta a fare rete tra operatori e ad elaborare strategie per catturare l'interesse dei turisti italiani e stranieri. La nostra regione infatti è ancora un passo indietro rispetto ad esempio a Marche e Puglia, il servizio di Lino Nazionale. Creare rete, fare sinergia, valorizzare il territorio in tutta la sua ampiezza, dal mare alla montagna, passando per la collina, dai borghi antichi, dai santuari, dall'enogastronomia, regalando al turista un'esperienza da portare a casa. Il turismo ha rotto gli schemi è il tema della quinta edizione di Abruzzo Tourism Forum, organizzato da Omniasoft Group di Francesco Guerrieri, che raduna gli imprenditori di settore, offrendo loro una chiave di lettura molto interessante per valorizzare la nostra regione. Che però difetta nel promuovere la propria immagine, a differenza di altre regioni che non hanno niente di più rispetto all'Abruzzo, che viene considerato però fanalino di coda. Non riusciamo a capire che la rete, che deve essere una rete concettuale, non per forza una rete fisica, deve partire dal basso, deve partire dalle strutture e deve partire dagli imprenditori che hanno intenzione di aprire o di avere un'attività in Abruzzo. E soprattutto deve partire dalla montagna, perché al mare comunque le strutture sono abbastanza autonome e difficilmente hanno la voglia forse e il tempo di mettersi in rete. Grande responsabilità anche la politica regionale, se l'Abruzzo ad oggi è attardato rispetto alla Puglia, ad esempio, alle Marche, all'Umbria, alle Romagna, e su questo aspetto il giudizio del presidente della provincia Camillo D'Angelo è stato severo. Il turismo abruzzese può e deve essere la vera azienda di questo territorio, non solo teramano ma regionale, quindi con interventi infrastrutturali seri che possano mettere a sistema e a sinergia la costa, l'area interna, la collina e la montagna, possiamo rilanciare un'offerta turistica nuova, unica, innovativa, non solo nel panorama nazionale ma internazionale. Questo è quello che può e deve fare la politica abruzzese. D'Angelo sposa il concetto di Omniasoft, di una rete sinergica tra tutti gli operatori turistici, degli enti che hanno in mano porzioni di territorio che meritano attenzione. Gli imprenditori devono e possono avere idee e la politica le deve sposare, deve sostenere e deve creare le condizioni affinché le idee degli imprenditori possano diventare realtà e quindi essere traino economico per lo sviluppo turistico abruzzese. L'Abruzzo deve scrollarsi di dosso l'etichetta di regione di passaggio per un turista e indossare i panni di regione di atterraggio, come ha puntualizzato nel suo intervento Guerrieri, e il forum ha uno scopo ben preciso. Stiamo cercando di sensibilizzare gli operatori stessi e quindi cercando di dargli il punto di vista non loro, ma quello che per cui l'Abruzzo è percepito all'esterno e quindi nelle altre regioni, nell'Europa e nel resto del mondo. Dopo quasi 10 anni, domani alle 18.30, con una solenne cerimonia, verrà riaperta a Teramo la Chiesa del Carmine. Oggi siamo entrati in anteprima per mostrarvi i lavori all'interno della chiesa ristrutturata. Vediamo. Entriamo in anteprima all'interno della Chiesa del Carmine a Teramo, che dopo i lavori verrà restituita al culto domani. Alle 18.30 ci sarà l'inaugurazione. Eccolo l'interno della chiesa, tutto illuminato. Ci posizioniamo con Don Antonio, proprio con alle nostre spalle la Madonna del Carmine. È veramente una chiesa che ha un grandissimo valore, ma si trova al centro della città e i fedeli aspettavano con ansia la riapertura. Che lavori sono stati fatti? Allora, i lavori che sono stati fatti soprattutto riguardavano un po' la... il consolidamento antisismico, quindi la torre campanaria, il tetto, sono state fatte delle iniezioni alle mura esterne, diciamo, della chiesa. Per metterla proprio in sicurezza. Per metterla in sicurezza. Poi, ovviamente, per poterla riaprire, quelli sono stati lavori che sono stati tecnici, che sono stati finanziati dal contributo per il terremoto. E poi ovviamente abbiamo dovuto ricorrere all'aiuto dei parrocchiani e anche di alcune associazioni che hanno risposto
in maniera generosa per poter riadeguare l'interno. Non abbiamo fatto, che è un piccolo gioiello. È un piccolo gioiello. Non abbiamo fatto grandi lavori perché ovviamente bisognava ridipingere un po' tutte le pareti, ma non avevamo i fondi. Abbiamo semplicemente cambiato l'illuminazione perché era ovviamente con i fari alogeni e quindi la spesa sarebbe stata eccessiva e abbiamo messo tutti i fari a LED. E come vediamo è illuminata a giorno la chiesa oggi. È illuminata a giorno, certo. Anche il fatto di aver messo lampadine a LED del lampadario centrale, che è meraviglioso, poterlo accendere adesso non è più un costo eccessivo. Quindi insomma anche questo dovevamo... adesso stiamo facendo altri lavori, perché non sono ultimati i lavori di ripristino, diciamo, perché manca ancora l'adeguamento della centrale termica. Anche la galleria di un centro commerciale dove si passa per fare la spesa può diventare luogo per stimolare una riflessione contro la violenza di genere. Per questo all'Ipercop Centro d'Abruzzo a San Buceto c'è una targa che ricorda Jennifer Sterlecchini, la ragazza uccisa a coltellate 8 anni fa. Il servizio. La galleria dell'Ipercop d'Abruzzo accoglie da questa mattina una targa che ricorda Jennifer Sterlecchini, uccisa dal suo ragazzo il 2 dicembre 2016, aveva 26 anni. L'iniziativa di Coop Alleanza 3.0, Lega Coop Abruzzo e Lega Coop Nazionale Pari Opportunità. È proprio in ogni luogo che si deve combattere questa violenza, quindi il posto anche di una galleria, di un centro commerciale dove la gente passa, si incontra, può essere un luogo per far riflettere vedendo la targa. Autorità e amici presenti, come Giorgio Di Clemente, sindaco di San Giovanni Tetino e amico della famiglia di Jennifer. Sarà sempre presente in me, come nella mia famiglia, come ricordo di quanto era una brava e bella ragazza che purtroppo per colpa di, non so come definirlo, è finita oggi nel cielo con gli angeli. Fabiola, la mamma di Jennifer, è una donna dolcissima che ogni mattina posta un ricordo della sua Jennifer. Sempre, ogni istante è con me, sempre. Ovunque cosa, dove vado, ovunque cosa faccio, lei è sempre con me, non mi lascia mai. Una donna che da dietro una porta ha dovuto sentire le urla e le richieste di aiuto di sua figlia, massacrata da un uomo che diceva di amarla. Una donna determinata contro il rito abbreviato nei femminicidi e i riti incomprensibili e insoddisfacenti per chi sopravvive alle vittime. A Pescara ci sono state 5 morti, 5 femminicidi, ma io sono molto delusa. Solo questo posso dire, almeno ricordarle. Noi chiediamo sempre la certezza della pena, perché è inutile questo, ma purtroppo di tutto si parla tranne che di questo. Nella sala consiliare del comune di Montesilvano, cerimonia di presentazione del calendario dedicato alla montesilvanesità. Come tradizione, originali i temi scelti dall'ideatore Sergio Agostinone. Vediamo. Il calendario della Montesilvanesità è ormai un cult per la città adriatica, i suoi abitanti, soprattutto da più generazioni. E la presentazione diventa un evento, e così è stato a Palazzo di Città, con il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere Luca Metta e l'assessore Lino Ruggero, nella doppia veste di principale sponsor del calendario. Titolo della 9ª edizione, La nostra gente, la nostra storia. I due temi spiegati dall'ideatore Sergio Agostinone. Una parte del calendario è dedicata a coppie di spose che hanno almeno 25 anni di matrimonio, con una foto successiva come erano quando si sono sposate e come sono adesso, e c'è una bella differenza. La seconda parte del calendario invece tratta alcuni scorci di Montesilvano, di come era e come è diventata, cioè per esempio il riversato, il mulino, adesso c'è un albergo, quindi c'è il susseguirsi di queste fotografie che ci fanno vedere, ci fanno capire la modifica, la metamorfosi della città in quanto è veramente cambiato. Il calendario in vendita e ricavato come tradizione andrà in beneficenza. Ho acquistato adesso, già che consegnerò alla Betel, 50 schede prepagate che saranno date dall'associazione Betel
alle famiglie in stato di bisogno. Betel è un'associazione di volontari che nasce dall'unione di molte chiese cristiane evangeliche che sono dislocate in tutta Italia. Il nostro rapporto con Sergio in questa occasione ci permette di ricevere da lui queste tessere prepagate e donate che noi utilizzeremo per fare degli acquisti, in particolar modo carne o prodotti che normalmente le persone meno abbienti riescono ad acquistare, che saranno donate insieme ai cartoni che normalmente tutti i mesi portiamo fisicamente a casa di queste persone. Domenica a Castiglione Messer Raimondo si terrà la prima festa dell'olio, che nasce per valorizzare la varietà tipica del posto, cioè la cultivar castiglionese. Rino Orsatti. Erika Di Muzio, consigliere comunale delegata all'olio monocultivar castiglionese, che è l'orgoglio dei castiglionesi appunto. C'è una manifestazione dedicata proprio all'olio di Castiglione Messer Raimondo. Sì, domenica 1 dicembre ci sarà la prima festa dell'olio castiglionese. È il nostro primo progetto intorno all'olio. L'amministrazione comunale è stata rinnovata a giugno di quest'anno e abbiamo deciso di dedicare, appunto scegliendo un consigliere delegato, di dedicare un progetto all'olio castiglionese per rilanciare il prodotto, ma soprattutto per far conoscere e valorizzare il nostro territorio. Cosa si farà domenica? Domenica il programma è pieno, è ricco, inizierà la mattina intorno alle 9:30-10, dove ci sarà un giro guidato nei frantoi che producono l'olio castiglionese. Dai frantoi si passerà uno show cooking, ci sarà uno chef, lo chef Santilli di Non Seguo la Ricetta, che presenterà un menù dedicato appunto all'olio di 5 portate. Dopo lo show cooking ci sarà la presentazione di un convegno dove ci saranno esperti del settore, laboratori per bambini, musica e stand gastronomici. Sarà una giornata piena. E con questo è tutto, adesso le previsioni del tempo e poi lo sport con Lorenzo Mazzaufo. Grazie e arrivederci.